Buongiorno, buon pomeriggio e buon pranzo perché ci avviciniamo al pranzo. Mentre fuori piove, fa freddo, nevischio, nevica e quant'altro, bufera, io anzi noi a casa. Siamo belli a calduccio perché con questo tempo non si può lavorare, chi pulisce i condomini, non si può lavorare, è brutto. Vabbè, va, passiamo al serio. Allora, vi dissi che io, avendo giocato a basket, quindi parliamo soprattutto basket, non solo nostrano, italiano, ci tengo tanto. Quindi continuiamo in questi video dedicati a basket, Lega A, Coppa Italia 2021, con campo neutro, il forum di Assago a Milano, come dice Lino Bembi. Allora, innanzitutto facciamo un resoconto delle sfide precedenti, quarti di finale, Olimpia-Milano-Reggiano 80-52, Virtus-Bologna-Venezia 82-89, ieri la nostra gara Brindisi ha battuto Trieste 93-81. E poi, dopo un quarto periodo finito 99 pari tra Sassari e Pesaro, ha avuto la meglio al supplementare Pesaro 115 a 110. Quindi, quest'oggi le due semifinali, ovviamente alle 18 Milano-Venezia, che hanno giocato 2 giorni fa, alle 20:45 Brindisi-Pesaro. Per quanto riguarda questa sfida, chissà, magari una speranzuccia per Brindisi, visto che Pesaro ha giocato più di 40 minuti, ma supplementare, quindi poi ha giocato anche un'oretta più tardi da quando finì la gara di Brindisi. Chissà magari se Brindisi possa raccogliere l'eredità, se non mi sbaglio, della terza finale, non so se di fila, della Coppa Italia. Certo che l'esito Milano-Venezia è comunque interessante, perché è vero, sulla carta è forte Milano, però Venezia potrebbe dare fastidio alle scarpette rosse. Dall'altro lato, attenzione, dico attenzione perché è pur vero che, come ho detto, Brindisi potrebbe fruttare il fattore freschezza, se vogliamo dire così, della partita che Brindisi ha vinto in 4 periodi e non come Pesaro in 5 tempi, però la qualità c'è sempre. Sta di fatto che, insomma, una Coppa Italia bella, interessante, certo. Magari poteva essere altrettanto molto bello una sfida con Milano Virtus Bologna, però e niente, questo più o meno è il quadro continuativo della Coppa Italia. Poi, diciamo, lunedì farò il video di resoconto tra semifinali e finale. Intanto guardavo fino a poco fa, finito il primo tempo di Cagliari-Genova. Primavera, Serie A, Genoa in vantaggio 1-0. Poi hanno anche annunciato che a Bologna, come anche ieri, la prima squadra che nevicava, però ieri il Bologna sono riusciti comunque a giocare, mentre la Primavera quest'oggi contro l'Atalanta, niente da fare. Partita delle 13 rinviata, intanto tra 2-3 minuti inizia la Salernitana in Serie B. E poi ho anche visto che su Rai Sport quest'oggi, prima del basket, delle due partite, ci sarà alle 16 la grande sfida Spal-Empoli. E chissà, chissà che, perché se vince la Spal si rallenta un po' la corsa dell'Empoli. Poi, insomma, se il Chievo vince sorpassa il Monza e speriamo che il Monza di Galliani e Berlusconi possa rifarsi quanto prima. Quindi io vi saluto, vi rinnovo il mio ringraziamento per tutti coloro che mi sostengono guardando questi video anche su Facebook. Beh, lo sapete, non do grande importanza se ho 10 iscritti
30, 50, 100 iscritti. Certo, con le visualizzazioni andiamo anche modestamente, ripeto, è ovvio, ci sono anche YouTuber in tutto il mondo ben più amplificati, e, insomma. Comunque io cerco di fare il mio, spero che il mio servizio vi piace, quindi godiamoci a questo punto, visto il maltempo, soprattutto qui da noi, un po' al sud e credo anche al centro. Fine settimana sportivo, no? Gli amanti dello sport, chi del cinema, delle serie TV, insomma, poi c'è di tutto in televisione, di tutto e di più. Quindi, i miei ringraziamenti rinnovati di nuovo a voi tutti. Buon proseguimento di giornata, buon fine settimana. Come dice il caro Essio Greggio, fract! Ci vediamo alla prossima. Ciao!